Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Fury. Allora, nell'ultimo video ero riuscito a sconfiggere Fiamma, quasi un'ora di boss fight. Ora dobbiamo farci Bernard, che ho testato già dalla prima fase, che in modalità furiosa è veramente forte. In più ha 9 barre di vita, veramente. Sinceramente non credo di riuscire a sconfiggerlo in modalità furiosa in questo video, perché ripeto è un animale. Stavo pensando eventualmente di farlo in modalità Fury, visto che non l'avevo neanche mai fatto in modalità Fury. Questo qua è l'unico boss che mi manca del gioco. Sono un po' indeciso, perché potrei farvelo vedere sia in modalità Fury, quindi un po' più facile, ma comunque rimane un boss difficile, credo, e poi vedere in modalità furiosa. Vediamo. Ah, perché non... È strana sta cosa. Cioè, Bernard solo in modalità furiosa si può fare, a meno che io non debba riaffrontare Fiamma qua in modalità Fury, ma mi pare strano, sinceramente. Vabbè, proviamoci a fare... Vedete che non mi dà accesso a Bernard qua? Proviamo a farcelo. Non vorrei che si può fare solo in modalità furiosa. Al massimo poi in solo provo a ribattere Fiamma in modalità Fury e vediamo se mi sblocca Bernard appunto anche in modalità Fury. Vediamo un attimo. Solo che questo qua è veramente tosto. Poi ripeto, ha tante barre di energia. 9 barre. Sì, posso prendere anche le distanze con lui, perché alla fine... Anzi, è un bene prendere le distanze. No! Ah, già che è quella merda lì. Ah, questo qua era un po' fastidioso. Però... No! Adesso me lo devo ristudiare un attimo, anche perché... No. Pessimo. Cioè è andato meglio il primo try l'altra volta, che adesso. Ha un allungo della Madonna poi. Ah, questa qua è stronza, è vero. Quando si allontana così la visuale è un casino. Questo qua non riesco a capire come si schiva. L'avevo schivato l'altra volta sparando velocemente, ma... Ma che merda. No, sto giocando male, mi devo riprendere. Cioè, lo vedo quando gioco male, sto giocando proprio proprio male. Questo qua, se ci posizioniamo bene, non riesce a colpirci. No! Il problema è che ha anche tanta... Ma non capisco, forse devo usare la schivata lunga. No, t'ho fottuto, eh. Questa è bastarda, vedete, perché sono due schivate. No, ma non mi aveva colpito. È tosto, è tosto. È davvero tosto. Ma no! Neanche una barra gli ho tolto. A parte che anche l'altra volta, nell'ultimo video, neanche una barra. Eravamo arrivati però almeno allo scontro quello nell'arena, no? Beh, comunque è una questione di... È una questione di abitudine e pratica. E anche i danni che gli faccio sono veramente miseri, quello è il problema. No. Sì. Se lo colpissi. No.
Questa qua è stronza, ma l'ho letta adesso, l'ho capita. Questa è una bastardata allucinante. Questa qua. No, ancora? Allucinante. Non ho ancora capito come. No. Poi attacca poco fisicamente e ho. Ecco. Però ho poca vita, non. Non so cosa riesco a fare. Ma perché? Lì mi sono probabilmente chiuso. Devo schivare dall'altra parte, non di lì, quindi. Adesso mi concentro. Mi basterebbe riuscire anche a togliergli 3-4 barre oggi in questo video, giusto da capire come cazzo funziona, ma. No. Qua è buono punirlo con la spada dopo che ha fatto quella mossa lì. E anche dopo che ha fatto la combo. Se riuscissi a tenere almeno la vita così. Oh, l'ho schivato finalmente. Ma no. Ho capito, forse devo aspettare all'ultimo per schivare quella mossa là quando fa il fascio rosso. Ok, già ora è meglio. No, ma l'avevo schivato. No. Gli ho tolto una marea qua, fortunatamente. Bene. La prima delle 9 barre è andata. Oddio. Bella. Penso che era sufficiente schivare attraverso. Oddio. Attraverso. Ne fa uno e poi fa quel doppio fascio che. Bastardo, l'ultima è più larga, avete visto? È che. È forte. Ed è solo la seconda fase questa. È veramente difficile. Oddio. Mi rimanda indietro anche i colpi. Ecco, non ci voleva. Fortunatamente vanno via i proiettili che lancio sullo schermo. Questa fase è. Vedete, l'ultima è. Guardate, è più larga, quindi ho bisogno della schivata lunga. Che cazzo. Toglie un botto, eh. Ottimo, parata perfetta. Bene. Non so cosa aspettarmi ora, ragazzi. Devo un attimo capire. No. Vabbè, quella però. No. Ok. Dai, le manca un colpo. Due barre andate. Oddio, che cazzo fa Laura la Saiyan. Oddio. Mamma, com'è veloce, guardate. Comunque, è abbastanza leggibile. Ma veloce. Quando fa così. Oh, mamma. Se. È tosto, è un toro. No. Questa fase mi darà un botto di problemi, già lo so. Vedete, qua dobbiamo schivare, aspettare che lancia, poi schivare e possiamo colpirlo, ma. È davvero molto forte. Oddio. Mamma. Come faccio a colpirlo? Cioè, vedete com'è difficile? Devo stare lì vicino per. È davvero, davvero tosto. Guardate, cioè. Come è vario il suo moveset in questa fase. Non riesco. E lì devo schivare, vedete. Al momento giusto, quando rientrano i globuli. No. No. È una roba allucinante. È fortissimo. Poi. Ok, lì è punibile. Ma no, parata, vi giuro.
Mamma, sei stronzo. Questa, vedete, è bastardissima. Se sbagliate la schivata qua. Ok, la stessa roba di la menata di prima. Qua dovrei resistere e ma non è facile. Sto giocando molto male rispetto a prima. No! Ma adesso un colpo e mi trita. No, ho sbagliato. No, veramente forte. È più forte di quello che pensavo. Siamo solo alla terza barra, cioè vi rendete conto? Se poi è una questione di studiarlo, però... Però sti cazzi, eh. Anche perché ci sono pochi momenti in cui si può colpire, vedo. No! All'ultimo dovete aspettare, mi raccomando, e poi schivare. Ora sta andando un filino meglio, ma è questa fase qua poi che mi rompe, vedete, perché... Bisogna stare sempre in movimento in questa fase, altrimenti... Però poi si rischia di finire in collisione appunto con le sferette lì. No! Se riuscissi almeno a recuperare una barra di energia, potrei giocarmela ancora un po', ma... Questa è di una bastardaggine allucinante. Ok, queste qua vabbè sono abbastanza semplici. Quando si allontana troppo la visuale però è davvero scomodo. Ancora. Ancora sto pezzo. Che palle, veramente. Che palle. Basta muoversi, però. No. Ma ho poca vita. Qua ora non so cosa fare, ragazzi. Che culo. Ho tolto un bel po', fortunatamente, ma... Non riesco... No, vabbè, ma... No. È fortissimo. È forte, poi ripeto, va studiato, ma ha spiazzato qua anche la terza fase qua nell'arena, un po' un casino. Un gran casino. Riproviamo, ma... Ecco, vedete, poi mi confondo perché sono abituato alle altre fasi e qua non... Poi vado nel pallone, no? Cioè, questo... Ecco, vedete, mi confondo adesso perché sono abituato a quella fase che stavamo facendo prima. Devo mantenere la concentrazione, c'è poco da fare. Oddio. A parte che ho perso troppa vita. Vedete qua dove dobbiamo schivare qui. Qua la mi fotte sempre, è pazzesco. Là comunque mi serve la schivata lunga. Ah, che palle. Ma ho poca vita. Ok. No! Non so quanti colpi fa, mi confonde. Ma l'ho parato! Certo che hanno fatto un cazzo di boss che... Cioè, è un po' troppo forte. Poi quelle 9 barre di vita, parliamone. Cioè... Vabbè, se non altro è fatto bene, non è come la stella che... Mamma che pacchia, è un boss di merda la stella. Almeno quello. Però non è facile studiare... Memorizzare il moveset. Cioè... Ma vaffanculo, ma l'ho parato! Vabbè, questo è abbastanza semplice. Però alcuni colpi che fa sono davvero una bastardata. Ah... Ah, era troppo vicino. Eh no.
Hai capito male, ciccio. Eccola qua, ok. Allora. Devo riuscire a caricarmi. No, ciccio. Mi confonde, non... No. Ok. E una barra è andata. Seconda barra. Oh, che palle. Ok, questo qua è il laser doppio. Vedete, dovete fare due schivate quando fa il laser doppio. Una e due. Quando la visuale appunto poi si avvicina così tanto, no? Qua è un delirio. Mi rimanda indietro pure il coso. Vabbè. Fortunatamente, ripeto, ma l'ho schivato, dai, lì forse serve la schivata lunga. No. Ok, qua in mezzo. Dai che ci siamo quasi, almeno. No, l'ultima era grossa, vero? Ok. Sono concentrato, ma mi è dura mantenere la concentrazione. Ok, bene. Ok. Piano piano, ragazzi, con calma, non c'ho fretta, ripeto, non penso di riuscire a sconfiggerlo in questo video, ma almeno ce lo studiamo, no? Ce lo studiamo con calma. Che cazzo, però. Però è una boss fight che, devo dire, mi sta piacendo, perché è difficile. No. Cos'era, un Perry? Se lo colpivo... Qua si scopre poco lui. C'è sta fase che... Vedete, se ci muoviamo anche sempre nel momento giusto riusciamo a schivargli più o meno tutto, però... No. Gli tolgo poco, cavolo. Ancora sta mossa di merda. Ok. No. Lì comunque è punibile. No. Mamma, bene, bene. Solo che ho perso troppa vita. Potrei approfittarne. No. È un bel delirio qua, guardate. È un bel delirio. Ma sto schivando, ma che cazzo dici? Ma ho poca vita qua, non capisco poi cosa fa. Devo riuscire a recuperare il più possibile. Quella è terribile. È veloce poi, imprevedibile. Ok. No. Ecco. No, perché non ho schivato al centro? Sì. Quarta barra, ragazzi. Ok. Oddio, è tipo il moveset, vi ricordate, di Scaglia, guardate. Non ditemi che userà poi tutto il moveset dei boss, vi prego. Oddio, tipo il moveset di Scaglia, guardate che roba. Sì. E infatti vedete anche... Oddio. No. Punibile. Mi sta parecchio spaventando. Oddio. Vabbè, quella... Ottimo. Devo leggere bene i suoi movimenti, anche se è veramente tosta. Qua, schivata in mezzo. No! Dovevo aspettare. Dopo era punibile. Perché ho avuto fretta di tirare? Ma perché? Oh, vedete? Una schivata indietro. Poi ancora.
Poi ancora. E poi lo puniamo. No. Ma cazzo. No. Ma sto sbagliando tutto. Dai. Sì. Quinta barra. Oddio ragazzi. Se il laser più quello. No, eh. Cioè il laser più quello è veramente un'infamia. Sì, vabbè, no. Vabbè che adesso dico così perché ho... Sì. Vabbè, questa era piuttosto facile, era... Ok. Aspetta un attimo. Mamma mia, sta diventando... Sta diventando, non dico insostenibile, però... Sta diventando più arduo di quello che pensavo. Però che ripeto, leggere i movimenti... Non so come ho fatto a schivarla, puro a culo proprio. Oddio, io odio ste mosse qua, vedete, dobbiamo schivare di qua. Sì, al contrario, pure quello c'è. Sì, vabbè. Cosa fa? Questa è odiosa. No. Questa è la quinta barra. Questa è veramente difficile da schivare. Ma lo colpisco, gli faccio danni? Sì, vabbè, ma sei uno stronzo però, eh. Madonna. È terribile, avevo giocato meglio anche prima. Non riesco a capire... bisogna anche approfittare. No! Bisogna anche approfittarne quando tira i colpi fisici per. Per attaccarlo, eh. Cioè, per recuperare la vita, scusate. Questa la odio davvero. Poi cambia, vedete? Diventa un delirio. Sto tenendo duro, ma. Questa la odio veramente, io non ho ancora capito come cazzo si schiva sta merda. Ma va, no, adesso perdo. Quindi abbiamo fatto 4 barre. Ne mancavano 5. Cioè, no, è veramente forte. È davvero un casino. Si fa, eh. Però è un macello. È un macello allucinante. Riproviamo. Ma vaffanculo però, eh. Testa di cazzo. No. Questa veramente. Una mossa di merda. Cercate di parare i colpi appunto per recuperare la vita. Ok, qua è punibilissimo. Ah, mi fotte sempre quella merda di mossa. Attaccami, stronzo, che recupero un po' di vita. No, eh. No, eh. Oddio. No. No, no. Tolto un botto. Non me l'aspettavo. Mamma quanto mi stai in culo veramente. È una bella boss fight perché è una bella boss fight davvero, però è anche una gran rottura di coglioni allo stesso tempo. Da quello devo fare la schivata lunga probabilmente per
per levarmelo dal cazzo quel raggio. L'ultima è lunga, vi ricordo. E poi puniamo. Ah, non riesco a schivarlo quel cazzo di raggio, eh. Allucinante. Ma no, sto giocando di merda, dai, come cazzo sto giocando? Ah, vaffanculo, va. Due ore per tornare in vita. Oh, si può schivare semplicemente con la schivata veloce, schivando all'ultimo bene. Però bene all'ultimo. Guardate, non m'ha schivato. Ho schiacciato qua la minchia di X. A volte non schiva, allucinante. Già è difficile, poi se non mi schiva, vabbè. Mamma, che due palle. Ok. Devo stare attento. No. Ma... no. No, perché... Non l'ho punito, cavolo. Ok. Questo è veramente devastante. Ma che cazzo? No. Ripeto, è difficile mantenere la concentrazione con sto boss, perché è aggressivissimo, veramente. Forse è il boss più aggressivo che ho visto in Fury. E da un moveset che è veramente troppo vario, cioè... È bello perché è bello da fare, però allo stesso tempo è frustrante in alcuni punti. Che palle! Cioè, guardatelo, cioè, veramente è pazzesco. Ma... Ho parato, ma fa niente, gioco, fa niente, tanto... Ho capito che... Non ne vuoi sapere delle mie parate, vero? Oh, madonna, Dio. Ma che... Adesso inizia ad arrivare la fase da nervosismo e sto giocando abbastanza di merda. No, ciccio bello. Ok. Quella lì veramente è una delle mosse più bastarde che ha. Ma perché? 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 Ecco, sta fase di merda, veramente. No, poi vedete, schivate e andate contro quella minchia di raggio di energia arancione che c'ha vicino a lui e perdete vita. Cioè, le hanno veramente pensate tutte per rompervi il cazzo in questa boss fight. Le hanno pensate tutte per annullare qualsiasi tipo di vostra tattica o bravura, a quanto pare, perché... Ma... Madonna. No. Ma perché? È sta mossa che veramente io la odio follemente. Forse dovrei cercare di stare solo sulla difensiva, vedete? E schivare le sue cose. Vedete? Ma però... No, ha troppa vita comunque. Figlino di troppa vita, eh. Ma che cazzo... Ma quanto dai, è troppo veloce.
vabbè. Schivato indietro invece di schivare verso di lui. Qua si è buggato, guardate, non torna in vita. Non c'è un cazzo da ridere, stronzo. Poi sono anche... inizio a essere stanco. Stanco e stressato più che altro. Va bene che non stiamo giocando da tanto, ma vi assicuro che... ok. Perché non ho schivato? Ok. Ho rallentato il colpo e non ha riuscito... no. La fase di... la fase quella che mi piace, la fase quella che ci piace. Dai. Bene. Vedete, se giochiamo sulla difensiva è meglio, piuttosto che cercare di colpirlo durante quella dannata fase. No, hai capito proprio sbagliato, ciccio. La vita è buona, però devo riuscire a non prendere danni ora. Cioè, è un po' scassato, un'anticchia. Vedete, è proprio... è veramente difficile. Ok. Ma quando fa così poi... ma no, l'ho schivato! No, vabbè, non mi schivava, ragazzi, a volte. Non mi schiva, vi giuro. Sono sicuro, perché li conosco i tempismi del gioco, eh. Vaffanculo. Terza barra, no, quarta barra, quella... qua avevamo perso, giusto? Devo stare il più concentrato possibile. Ma, ripeto, è molto arduo. No. Fortunatamente qua possiamo colpirlo. Potrei anche... bene. Non mi ricordo, questa fase l'avevamo passata? O non era... no! O non eravamo riusciti? Forse sì, ero arrivato alla... questa è una bastardata. Ok. O bene. No. Ok, qua mi aveva fottuto, prima mi ha fottuto un'altra volta. Ottimo. Qua, vedete, dobbiamo schivare sempre al centro. Ma vaffanculo, va. La odio quella. Bene. Sì, qua eravamo arrivati. A questa barra qua che è un parto. Questa... me la devo studiare bene. Ma dai, ma c'è troppa roba, ma... senza contare i danni che mi fa. Qua, ad esempio, avrei messo un finino meno di danni, visto com'è stronza questa fase, no? Avrei compensato un po', no? Con meno danni, no? Se non ne fanno ultra difficili le cose, non sono contenti. Ah, ma come diavolo. No, vabbè. Che palle. Vedete, fa quel fascio verde più l'anello giallo. Poi cosa facciamo? Boh. È veramente allucinante. Cosa che poi mi fermo per oggi dopo questo try, perché sono stanco. Ma vai a fanculo. E ho anche le palle abbastanza girate, perché va bene tutto, ma... che stronzo. Questa veramente è un parto. È un parto sta mossa. Che cazzo gliel'hanno messa a fare? Ebbè, per rompere i coglioni. No. Mamma mia. Da lontano forse avete visto. Sì, vabbè, ho sbagliato. È un po' più semplice da contrastare quella mossa. Vabbè.
Ok. No. Oddio. Sì, vabbè, dai, no. No, vabbè, ma è una roba improponibile. Cioè, quando è esagerato. Cioè, è bello, quando è esagerato. È un peccato perché il gioco è bellissimo. Non era necessario di mettere tutta sta merda sullo schermo per andare a creare una difficoltà artificiale. Cioè, una difficoltà del cazzo. Cioè, veramente. Quando fanno ste puttanate, i produttori veramente li insegnerei come si fanno i giochi. Cioè, allora, non voglio essere presuntuoso, ma un minimo, cioè, cosa ci vuole a capire che così è troppo? Poi io non è che gioco male, cioè, adesso sì, sto giocando di merda. Cioè, boh. Qua si passa veramente da un gran bel gioco a essere stressati. Un gioco non deve stressare, Cristo. Deve divertire. Ora, sinceramente, non mi sto divertendo, vi dico la verità. Non mi sto per niente divertendo. Ah, mamma mia. Oh, poi ma... ciao. Ho perso troppa vita. Mi conviene forse studiarmelo meglio e poi portarvelo quando lo so fare bene. Sì, tra l'altro è la prima volta che porto, diciamo, una cosa in blind run. Perché io, come sapete, le guide... Guardate, non si riprende più. Le guide le faccio... Ma non avevo ancora una barra di energia. Cos'è successo? Come sapete, solitamente io porto, prima gioco bene il gioco e poi vi porto le guide. Questo boss appunto non l'ho mai approfondito. Infatti si è visto. Ultimo tentativo, ragazzi, perché mi sono abbastanza rotto i coglioni, eh. E vedo, mi dispiace quando devono fare queste robe esagerate. No, non si fanno così i boss. Cioè, è un bel boss. Però su alcune cose è discutibile. Cioè la fase... Cioè, anche quel colpo lì, cioè, boh. La quinta fase lì, mi farà la quinta, cioè è una roba veramente... Boh. No. Mamma mia. Ok. Nope. Ok, mi è nata di fortuna lì. No, no. Le prime due fasi, dalla terza in poi inizia a diventare un po'. Ma è vero, sta fase di merda. Vedete, se schivate prima non si schiva quel cazzo di raggio. I merda di proiettili ci mancavano. Ah, Dio. Poi c'è un allungo con quegli attacchi fisici che... Ancora ho sbagliato. Mi sono confuso, vedete, dopo un po' vado nel pallone. Sono andato nel pallone perché sono stressato, sono nervoso e sto giocando di merda. Quei colpi li avrei potuti benissimo evitare, infatti prima li avevo evitati. Ci hai rotto un po' il cazzo. All'ultimo va schivato quello. Ma perché l'avevo... Vabbè. No comment, dai. No. Ok. Stronzo. Psa, porca troia. Cioè, vedete, poi vado in palla.
Ma dai! No, parato! Ok, scusatemi se mi innervosisco, ma davvero cercate di mettervi nei miei panni che... Mamma mia. Ok, sta fase qua del cazzo. Questa l'abbiamo più o meno letta, a parte... Sì, che a volte non schiva e mi girano i coglioni. Ma... Approfittatene di colpirlo con la spada quando potete, perché comunque fate più danni con la spada che con il... Piuttosto che con lo sparo, oddio, più o meno. Sì, certo. Non me l'aspettavo. Ok, la fase è quella che mi piace ma molto. Quella che mi fa cagare. Mamma mia. C'è un po' rotto il cazzo però, eh. Ma poi durano troppo, cioè... Alcune fasi che fa sono troppo difficili, dovevano durare meno. No, no, non mi ha schivato. Non mi ha schivato neanche lì. Cioè non ho parato lì, vabbè. A dire il vero. Ci stai veramente scassando però. Mamma mia. Madre. Madre di Dio. Poi qua resistere in questa fase è più facile a dirsi che a farsi. Ok. Mo' poca vita dove vuoi che vado. Ok. Ho troppo poca vita, non... Qua appena mi colpisce muoio. Ma cazzo. No. Sto facendo il possibile, ragazzi, cioè, ma... No. Mamma, quanto stronzo! Ok. Ok, sta fase qua l'avevamo... Vedete che sono stanco. Cioè, sbaglio pure delle schivate facilissime. È la fase dopo che è un parto. Vedete, no, sto sbagliando proprio a giocare. No, no. No, dai, quelle schivate lì da pirla, no, però. Cioè, ho schivato dentro nel suo raggio d'azione, pazzesco. No, 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 no. Ah, madonna. L'avevo parato, ma fa niente, tu sei stronzo. Ma perché non lo mira poi? Boh. Non so cosa cazzo stava colpendo. No! Mamma mia. Ma l'ho parato, dai! Vabbè, ma porca la puttana però. No, adesso mi sto innervosendo. E non va bene. Vedete, non... Sto giocando di merda, sto sbagliando tutti i tempismi del gioco. Ma vai a fanculo. No, vabbè, ma è esagerato comunque. A me sta sul cazzo quando fanno queste cose nei videogiochi. Cioè, quando esagerano, esagerano. Ed è un peccato perché questo è veramente un bel boss, però...
Gli ha messo un cazzo di moveset solo per rompervi i coglioni, per farvi perdere 30, 40, 50 volte. E non va bene. Uno che gioca da 20 anni non può perdere 40 volte per fare una cosa. Ok, poi c'è da apprendere, ma vuol dire che c'è qualcosa che non va quando uno deve rifare, uno che ha esperienza deve rifare tutte le ste cazzo di volte un boss. Ora, non so a che try siamo arrivati, però avete capito il mio discorso, no? Poi ho giocato meglio, vabbè, ma... Ma no! Non vedo niente. Questa è veramente un pa... Quella mossa è una merda, ma... Perché non c'è lo spazio per... Vedete, qua è una merda, perché c'è poco spazio, cioè... Ma vaffanculo, va vaffanculo. Ma va. No, poi adesso me... Avete visto come ho giocato male? Rispetto a... Però veramente dopo un po' è inevitabile. Cioè, pure che imparate il moveset, dopo un po' si va nel pallone. Hanno messo troppa roba da schivare. Troppa. E alcune schivate sono una merda, perché quando fai le ondate verdi dovete schivare al centro e poi indietro, al centro e poi indietro. Appena per sbaglio, se cliccate la levetta analogica in una parte sbagliata, prendete danno. Cioè, ripeto, è un bel boss, ma mi sa che adesso, prima di fare un altro video di Fury, me lo studio bene e poi ve lo porto. Anzi, e andrò a vedere qua su Fury se devo rifare fiamma per sbloccarlo anche in modalità Fury. Mi sembra strano che potete farlo solo in modalità furiosa. Comunque è forte. Vabbè ragazzi, in ogni caso spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima.